ma il mio compito, sia come ex ispettore tecnico in pensione da 4 anni, che si è dedicato totalmente al tema dell'educazione al patrimonio, perché insieme a Silvia Mascheroni faccio parte della commissione educazione e mediazione che l'ICOM, che è l'International Council of Museum per l'Italia, ha costituito e che sta lavorando da alcuni anni. E sono questi un po' i titoli che mi connotano per poter parlare in un contesto come questo, ringraziandovi dell'invito e sapendo anche che la vostra esperienza, che in parte è stata illustrata e in parte conoscevo, è sicuramente nell'ambito dell'educazione al patrimonio un concetto, un'esperienza di eccellenza. Devo dirvi anzitutto che quindi il mio intervento è un intervento che cerca di darvi quelle che possono essere le giustificazioni di carattere pedagogico, di carattere didattico, di carattere professionale in questo momento particolarmente difficile della scuola. La rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale ne ha accennato. Per poter sostenere e dimostrare che l'educazione attraverso e con il patrimonio non è qualche cosa di legato al passato o un qualche cosa dovuto ad una nostalgia formale che circola e che sentiamo spesso e volentieri nelle parole di molte persone, ma è un qualche cosa che ha un valore fortemente formativo ed è soprattutto un'attività che ha caratteri di innovazione e di attualità che sono sempre stati misconosciuti. Questo è determinato dalla nostra realtà di tipo scolastico e anche dalla sua evoluzione. Ecco, le cose che diremo quindi, per essere sintetici perché il tempo veramente vola, vuole proprio arrivare a lanciare questo messaggio, argomentandolo un minimo e cercando di dimostrare come in condizioni anche di crisi il patrimonio può essere veramente una risorsa. Nel materiale che troverete nel sito che vi è stato illustrato, che per conto mio è molto importante, vedrete che è contenuto il documento che nel 2009-2010 la Commissione ha elaborato e che la Commissione, che vi dicevo prima, Educazione e Mediazione ha elaborato e che ha proprio il titolo di Il valore del patrimonio in un momento di crisi, laddove abbiamo cercato di dimostrare come la scuola può effettivamente utilizzare questo strumento per ritornare ad essere al centro di un sistema formativo senza il territoriale, che senza la sua presenza e la sua guida rischia di frammentarsi e di diventare qualcosa di non sempre coordinato e collegato. Quindi, perdonate, dopo un intervento molto coinvolgente come quello di prima, se sono costretto a fare un pochettino di più, non dico il professore, ma a richiamarvi nella scuola. Allora, nel nostro intervento cercheremo di argomentare due concetti chiave che sono gli elementi fondamentali per cui vale la pena interessarsi del patrimonio a scuola. E cercheremo di dare alcune indicazioni che non sono propriamente di carattere metodologico spicciolo, perché per quelle ci vogliono i seminari, ci vogliono i lavori per i piccoli gruppi e così via, ma sono delle sorte di indicatori, di criteri di qualità per poter valutare se il lavoro progettuale che si sta facendo e che si sta organizzando insieme scuola, realtà territoriale e nel nostro caso Ville Venete in particolare, ha e continua ad avere i carismi della professionalità,
della qualità e della significatività, che sono una delle cose più importanti per il tipo di messaggio scolastico che noi dobbiamo lanciare. Ecco, allora vedete qui che io ho cercato, proprio per ridurre al massimo, ma per sollecitare la vostra riflessione, di individuare i due concetti chiave che a mio parere sono quelli che, insieme a molti altri, possono essere utilizzati come elementi chiave per aprire il discorso. Il primo è: il patrimonio è un contenuto educativo, con tutto il significato che c'è in questo termine, vitale, con tutto il significato che c'è in questo termine. Quando sentivo l'intervento di prima, questo termine di patrimonio che racconta la vita mi sembrava proprio evidente. E attuale, questo è un elemento importantissimo, mi pare che venga fuori da tutto quello che è stato detto sino adesso un concetto che è un concetto patrimoniale importante. Il patrimonio non è una sostanza che si tramanda, ma è un processo. E qui sarebbe molto interessante fare anche il discorso di carattere etimologico. La parola patris munus, che noi intendiamo di solito come dono del padre, in realtà, andandoci dentro, e che se ci sono insegnanti di lettere, qui ce ne saranno parecchi, io ho provato, pur non essendo un letterato, perché io ho fatto l'ispettore per arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado in Emilia-Romagna, ed è qui che nasce la mia passione per questo. Se va a vedere bene sul dizionario, si dice: patris munus significa non soltanto dono del padre, ma significa anche ufficio, responsabilità che ci viene affidata dal padre. E non mi ricordo più in quale vocabolario, patris munus aliquidare, che è una frase formata, significa proprio dare una responsabilità, non tanto un dono, così come lo concepiamo noi oggi. Bene, questo passaggio dall'idea di patrimonio come sostanza, di patrimonio come qualcosa da conservare, al concetto di patrimonio come processo, è un concetto che nella scuola sicuramente può avere moltissimi approfondimenti, moltissimi sviluppi. L'abbiamo visto nella relazione precedente, Palladio che costruisce queste cose totalmente nuove nella città e che in un certo senso cerca di inseguire l'innovazione e il cambiamento, pur non trascurando quella che è la responsabilità del padre. L'altro concetto che mi sembrava molto importante, e questo vi posso dire tra i tanti, mi è stato suggerito appunto dal fatto che si tratti di ville venete e di ville in particolare, è il concetto che noi abbiamo abbastanza perso e di cui molti sociologi di oggi testimoniano perfettamente la realtà, e cioè la capacità dell'abitare. Qualche anno fa c'è stato un grosso, gli architetti lo sanno molto bene, dal genius locis in avanti, la riflessione sul significato dell'abitare è sempre più importante. E addirittura c'è appunto questo approfondimento del fare mente locale. Fare mente locale che è diverso dal abitare uno spazio. Voi avete un grande geografo che è Turri, che ha approfondito moltissimo questo concetto. Io sono convinto che a scuola questa idea, quando si ha a che fare con realtà territoriali nelle quali l'abitare ha raggiunto livelli di capacità estetica, di capacità di
armonia con la realtà e di costruzione di armonia con la realtà ambientale e paesaggistica è sicuramente un grossissimo patrimonio di carattere concettuale e di carattere anche emotivo che va coltivato. Ed è per questo motivo che mi sembrava giusto fare una riflessione su questo. Le tre indicazioni invece che mi sembra siano importanti all'inizio di un percorso molto importante e impegnativo come quello che state facendo, pur con un background che è l'esperienza che avete, le eccellenze che avete, le esperienze che ognuno di voi nella propria esperienza professionale ha maturato, riguardano, primo, il tema di carattere istituzionale, cioè il patrimonio come progetto di scuola. Non voglio con questo ritornare alle vecchie osservazioni relative al piano dell'offerta formativa e così via. Sta di fatto comunque che noi stiamo vivendo una realtà di passaggio molto forte. Anche le ultime disposizioni legislative, relativamente ad un tema che è territoriale, fortemente territoriale, che è quello del dimensionamento scolastico. Io ho fatto parte della commissione nazionale che ha istituito gli istituti comprensivi e vi posso garantire che dal 94 al 98 ho girato molto l'Italia per vedere queste realtà degli istituti comprensivi e sinceramente lo devo dire, mi ha fatto molto piacere che questa idea sia stata recepita come un'idea guida, per cui noi abbiamo moltissime realtà ormai che si vanno diffondendo. Gli istituti comprensivi in Italia non sono ancora la stragrande maggioranza, arrivano sì e no al 50%. Però c'è una dimensione che mi pare vada sottolineata e che è la seguente. Almeno da parte mia ho sempre cercato di portare avanti questo discorso insieme ad altri amici e colleghi. E cioè l'idea che l'istituto comprensivo legge la dimensione del territorio in chiave formativa e in chiave di progetto educativo continuo. Ma l'elemento fondamentale che unisce questo progetto educativo continuo con la realtà territoriale è anche quello delle risorse culturali che sul territorio ci sono. Per cui è evidente che il discorso scolastico, spesso e volentieri, assume senso e significato se viene fatto in integrazione. Non si può dimenticare assolutamente. Un altro elemento fondamentale è che l'educazione al patrimonio, come criterio base, ha sicuramente quello di superare la didattica puramente trasmissiva e quindi costruisce un percorso didattico che è un percorso aperto, significativo e così via. Infine, non si può neanche dimenticare che la scuola ha un compito di sistematicità e di organicità che non può essere trascurato e questo ci deriva, ho sentito prima e ho apprezzato molto quanto è stato detto a proposito sia del turismo scolastico sia delle iniziative che sono state fatte, ma il tema fondamentale è sempre quello di fare in modo che per la scuola, non per gli insegnanti che in queste cose ci credono completamente, ma per la stragrande maggioranza l'esperienza di fruizione di un bene o di una realtà territoriale così come non sia frammentaria, episodica, relativa soltanto a quel momento. Io racconto sempre un piccolo episodio che però io ho fatto il maestro, poi ho fatto il direttore didattico, il preside di scuola media e ho concluso la mia carriera facendo l'ispettore. Quando ero maestro mi era capitato, quindi nella preistoria, ma credo che non sia già, possa essere ripetuto ancora adesso, che ho incontrato poi gli stessi ragazzi nella scuola media e questi stessi ragazzi erano andati per tre volte nello stesso museo,
Perché li avevano portati a vedere gli uomini primitivi in terza elementare, in prima media, poi alle superiori, e quindi non erano riusciti a costruirsi un'idea di territorio perché c'erano questi due dati fondamentali che oggi fortunatamente vanno scomparendo, ma credo che nella scuola si debba lavorare ancora. Primo, legare il rapporto con il territorio esclusivamente con la dimensione disciplinare e lo sviluppo cronologico del percorso didattico. Dire vado lì perché sto facendo il, sbagliatissimo. La seconda cosa è sicuramente quella, partecipo perché in questo modo i genitori sono contenti, ho una sollecitazione che mi viene dall'intorno. Bisogna invece individuare nel patrimonio l'elemento fondamentale e più autentico. Scusate queste divagazioni, ma mi pare importante sottolinearle. Allora, facciamo proprio brevemente una rassegna del fatto perché il patrimonio passa da sostanza a processo nel nostro insegnamento. Cioè, la domanda fondamentale è: il patrimonio perché è educativo, vitale e attuale? Ma io credo che il contesto sociale di oggi, il contesto multiculturale di oggi, ha portato la scuola a non avere più quel materiale umano nel quale si riconosceva una sapere sociale condiviso che veniva dato per scontato. Allora, oggi, mutamenti sociali, cambiamenti, non sto a fare questa analisi, noi non abbiamo nella nostra scuola un sapere sociale condiviso sul quale appoggiarci. Possiamo pensare che per ricostruirlo o per creare questa sorta di omogeneità di base sulla quale lavorare ci possano essere degli strumenti, fare più italiano, insegnare ai bambini stranieri meglio l'italiano prima di fare altre cose, fare più, non so, mi viene in mente il fatto che in terza elementare io sono di Parma, vado perché collaboro molto con gli enti locali. Recentemente abbiamo avuto i 900 anni della cattedrale di Parma, il romanico, io sono lì, abbiamo fatto un lavoro molto grosso sulle celebrazioni dei 900 anni della cattedrale per il Medioevo nella scuola, utilizzando questo strumento e così via. Bene, una volta mi è capitato di andare in una terza elementare e qualche anno fa dire: bambini, siete stati al Battistero? No, perché la fabbrica dei panettoni noi non l'abbiamo mai visitata. È stato un bambino che mi ha detto così. Ma questo non è colpa sua, non è colpa sua, è proprio quel dato che dicevo prima di sapere sociale condiviso che manca. Il patrimonio ha la funzione di ricostruire questo primo sapere sociale condiviso. Qui ho scritto la parola alfabetizzazione culturale, che è un termine che viene dai programmi della scuola elementare del 1985, voi lo sapete. E ci saranno insegnanti elementari che ben se lo ricordano. Un termine ripreso poi anche da moltissimi riflessioni su una dimensione del nostro fare scuola che purtroppo è stata in questi ultimi tempi abbandonata, cioè la riflessione sui saperi scolastici e su come il sapere della scuola e quello trasmesso dalla scuola può e deve modificarsi. Noi avevamo avuto l'esperienza del documento dei saggi attorno nel 1999, abbiamo avuto nel 2004 un'altra riflessione su cos'è il sapere scolastico oggi, poi non è stata più proseguita questa riflessione a livello ministeriale generale. Io credo che affrontare il tema del patrimonio significhi anche
riprendere questo discorso, perché all'interno del sapere scolastico entra dentro questa dimensione. Ancora, il patrimonio è non, diciamo così, l'alternativa, ma è uno strumento, lo chiamo sussidio didattico privilegiato, per recuperare quella dimensione di fisicità che la realtà virtuale, la realtà, diciamo così, globale di cui sentiamo continuamente parlare, di cui i nostri ragazzi sono, presi, rischia di soverchiare. Non siamo più, ormai anche gli studiosi, i sociologi, sostengono che non è vero che c'è l'alternativa tra il mondo reale e il mondo virtuale. È vero che però, se non si riesce a fare un'integrazione coerente tra questi due mondi, la fisicità rischia di essere, di scomparire dal nostro modo di, gli oggetti, il consumismo e così via, tutte queste cose. Ora, il patrimonio è fatto di oggetti, è fatto di musei, oggetti, luoghi, e quindi far ricapire il senso di questi musei, di questi oggetti, di questi luoghi, significa lavorare per l'integrazione tra questi due elementi. Io prima mi sono meravigliato positivamente nel vedere come attraverso la tecnologia, avete visto quel lavoro molto bello del documento che viene visualizzato per la parte che interessa, per il messaggio che interessa. Ecco, questo non deve essere il risultato solo finale fatto vedere ai bambini. I bambini devono andarlo a toccare, quel documento, perché a quel risultato si è arrivati con un percorso di rapporto fisico con il documento che non è indifferente. Se io mi limito a quello, a vedere soltanto il risultato finale, evidentemente non costruirò in me la pazienza del rapporto con la fonte. Ma verrà poi qui il professor Mattozzi, caro amico, che vi parlerà molto sul concetto di fonte. Io sono convinto che col concetto di fonte ci sia la necessità di un rapporto anche fisico. Portare i bambini in questi luoghi, portarli, far toccare loro, poi la tecnologia, contemporaneamente la tecnologia, ma questa dimensione di rapporto. L'altro elemento fondamentale, e qui mi rifaccio ai grandi geografi che hanno trasformato l'insegnamento della geografia. Io sono convinto che il concetto di geografia percettiva, che i nostri ragazzi dovrebbero vivere, per cui è distante ciò che io non conosco, non ciò che io conosco. E allora a me è capitato, io abito in un piccolo paese, ma lo cito perché, in provincia di Parma, lo cito perché voi avete il Palladio, noi abbiamo il Parmigianino. Allora io abito a Fontanellato, conosco molto bene la Rocca, ho scritto le guide della Rocca e così via, il Parmigianino lo conosco bene. E allora bene, in questo piccolo paese c'è una via con i bambini che ci abitano e così via, che si chiama Via del Fontanino. E capite bene, Fontanellato, grande fontana, l'acqua, l'elemento fondamentale, Via del Fontanino, una delle vie. Vado in una terza media e con i ragazzi, dato che la scuola sta facendo un lavoro sulla conoscenza della toponomastica, creiamo alcune situazioni di simulazione per conoscere i nomi delle vie. Ve la faccio breve, racconto un piccolo episodio in cui cito la Fifth Avenue e racconto qualcosa su questo. E poi dico un altro piccolo episodio su Via del Fontanino e poi chiedo a tutti, per iscritto da soli, di sapere dove sono. Questo è successo una settimana fa. 20 alunni, 18 rispondono Fifth Avenue, New York. Non c'è problema. Due soli dicono non sappiamo dov'è. Via del Fontanino,
Due mi dicono Fontanellato, gli altri nessuno sanno dov'è. Ma cosa più strana ancora, questi due sono due indiani. Noi abbiamo molti indiani perché lavorano nelle stalle dove hanno un rapporto enorme, con un rapporto bellissimo con gli animali, perché con le mucche, e noi il latte parmigiano reggiano lasciamo stare, è una cultura vera e propria. Bene, questi due ragazzi indiani che dovevano appropriarsi del territorio e avevano girato il paese con la curiosità, va bene? Avevano recepito da soli quel sapere condiviso che in generale. Allora io dico, la famiglia non lo può fare. Chi deve fare questo se non la scuola? Ecco la biografia culturale dello spazio. La biografia culturale dello spazio è questa. Altro elemento di cui il patrimonio a scuola è portatore. Il patrimonio non è alternativo alle discipline. Il patrimonio si serve delle discipline, però ha una caratteristica. Impone di utilizzare le discipline nella loro elaborazione più evoluta, non nella sua dimensione scolasticistica. Penso alla storia. Il patrimonio ci racconta la storia cronologica, la storia di date, la storia di carattere istituzionale diplomatico, quella che compare ancora in alcuni dei nostri libri, ma che grazie alla tecnologia cominciamo a scomparire? Sicuramente no. Il contributo che la storia dà alla lettura del patrimonio è tale quando la storia viene intesa come elemento di costruzione di un quadro di civiltà. L'inizio della lezione dell'architetto che mi ha preceduto dava proprio questa impressione. Partiva da un'idea di storia non evenementielle, ma di una storia legata alle dimensioni più generali, e da lì ricavava il tutto. C'è poi un filone molto importante dello studio della storia che dice che quanto più la storia è legata al proprio territorio di appartenenza, tanto più la storia perde le sue dimensioni di carattere epico, di carattere di contrasto, di pace e guerra, per acquisire dimensioni sempre più umane. Da questo punto di vista, permettetemi che apra una piccola parentesi, non c'è nulla di più contrario all'idea di storia locale che il pensare che la storia locale sia soltanto relativa al proprio territorio. La storia locale è l'elemento fondamentale per introdurre le grandi dimensioni dell'umanità. Allora, io sto lavorando adesso in un museo molto piccolo, che è il Museo del Mondo Piccolo di Giovannino Guareschi. Voi sapete chi è Giovannino Guareschi e così via. Bene, perché Giovannino Guareschi è stato tradotto in quasi tutte le lingue del mondo? Perché parlando del suo mondo piccolo, che non è neanche grande come il Veneto, sono due comuni e un pezzo di Po, è riuscito a toccare gli argomenti che riguardano l'umanità più profonda, ed è in questo senso che è riuscito a... Quindi, geografia innovativa. Pensate a Turri, che mi sono segnato una cosa che vi voglio leggere perché è effettivamente interessante e molto bella. L'apprezzamento del patrimonio e del paesaggio comporta sempre il superamento del rapporto semplicemente consuetudinario e convenzionale con l'ambiente in cui si vive. Una società priva di fiducia nel domani
non sarà portata a edificare paesaggi urbani di cui compiacersi. Palladio è l'esempio. Bene, andiamo avanti molto velocemente per dire che il secondo concetto che volevo dirvi a proposito di questa prima idea chiave, che è appunto il patrimonio contenuto in Ducativa, è che il patrimonio con queste caratteristiche diventa protagonista di un curriculum che è rinnovato. Non è sicuramente il curriculum nel quale c'è la pura giusta posizione. Ha un'altra grande caratteristica il patrimonio. Voi tutti sapete che si parla sempre di Edgar Morin. Nelle indicazioni nazionali del 2007 viene ripreso questo grande concetto dei concetti organizzatori, che sono quelli oggi necessari per muoversi in un mondo complesso. Bene, il concetto di patrimonio è questo grande concetto che organizza attorno a sé, diciamo, moltissimi elementi. Infine, il suo significato e la sua generatività, e qui non c'è bisogno che tiri in ballo Gardner perché lo conoscete molto bene, cioè la possibilità di lavorare sul patrimonio non soltanto conoscendolo, ma facendo quei tre passaggi fondamentali: conoscerlo, interpretarlo, ricrearlo. Questi sono i tre dati fondamentali in cui un passaggio, un percorso educativo, io so che nelle esperienze che si fanno anche nelle ville, la dimensione dell'animazione, la dimensione della creazione narrativa, sono dimensioni importanti. Non devono essere esaustive, devono essere equilibrate con la dimensione della conoscenza, con la dimensione dell'interpretazione e della creatività, sicuramente, perché altrimenti trasformiamo il patrimonio un po' troppo in Disneyland. Ci sono realtà che hanno questo rischio. Io per esempio conosco un castello dove tutte le attività, e ci vanno molte scuole, ma è anche giusto, ma bisogna che ci sia equilibrio, dove l'idea del Medioevo fantastico, perché poi noi abbiamo gli stereotipi sia di ogni epoca storica, ricordiamocelo molto bene. Bene, secondo concetto invece fondamentale di cui volevo parlarvi è il famoso concetto del fare mente locale. Vi leggo una cosa molto semplice che deriva dall'autore che ha scritto un libro che si chiama Mente locale, di qualche anno fa, ma ugualmente interessante e utile, in cui si dice: la spazialità non è altro che il riconoscere del proprio ambiente la sua organizzazione fisica, i monti, i fiumi, il mare, le città, i paesi e così via. La territorialità è invece il radicamento simbolico di un luogo autentico. Non c'è bisogno di tirare in ballo Auger, ma sicuramente un luogo è autentico quando ne percepisco la sua storicità, ne percepisco la sua relazionalità, ne percepisco la sua capacità di darmi un senso di identità, che evolvono continuamente. Le ville venete, da quello è stato detto prima, ci hanno dato un senso di come, nel momento in cui sono nate, si sono presentate storicamente sul panorama della storia che in quel momento c'era. E oggi? Sono l'esempio di come hanno saputo diventare elementi relazionali per legare chi creava e chi viveva. Sono elementi, e oggi? E altrettanto dicasi per l'identità. In quel momento l'identità era quella, oggi è un'altra. Dobbiamo riscoprirla, e quindi è un elemento molto importante. La territorialità umana, questa è una cosa che è molto importante per la scuola, ha a che fare con la sopravvivenza.
L'essere in un luogo ha a che fare con la sopravvivenza, non perché si è senza radici, ma né più né meno della parola. Il linguaggio, la parola, sono l'elemento fondamentale che ci mette in relazione con gli altri. La territorialità è come il linguaggio lo strumento umano fondamentale che con l'abitare in quel luogo ci mette nella relazione con quel luogo. Però c'è da dire una cosa sola, che la territorialità si conquista soltanto attraverso la frequentazione consapevole e la socializzazione di quel luogo. E chi deve fare questo? Quando noi oggi ci troviamo di fronte alle solitudini di chi non frequenta e non fa esperienza sociale di quel luogo, ci troviamo di fronte ai dati di emarginazione che diventano grossi problemi a scuola. Non si risolvono andandoli a portare a vedere un monumento e così via. Si risolvono però piano piano, con un discorso continuo nel quale la conoscenza del territorio è fondamentale. Ricordo quell'esperienza fatta a Milano del portare le badanti che stavano sedute davanti al Duomo a vedere il Duomo dentro. C'erano persone che erano lì da 8-10 anni, sempre sedute sui gradini del Duomo, mai entrate, un'associazione le ha portate dentro per... Pensate cosa vuol dire tutto questo. Allora, non vi sto a dire nulla rispetto a questi elementi che, come vedete, qui sono semplicemente indicati. Una visione complessa al posto di una visione estetizzante, una visione interpretativa al posto di una visione puramente formale, una visione evolutiva al posto di una visione. E tre termini che sono termini a voi ben noti. Il territorio e il luogo come teatro che noi guardiamo e di cui siamo attori. Voi sapete che c'è un libro addirittura di Eugenio Turri su questo concetto, il territorio come teatro, in cui quando siamo dentro come protagonisti siamo gli attori, quando lo guardiamo da fuori siamo gli spettatori. Noi agiamo in queste due dimensioni, non siamo mai solo l'uno o solo l'altro. E l'errore fondamentale oggi è proprio quello di essere o solo dentro in un posto o nell'altro. Libro aperto, palinsesto e così via. Tutte metafore che sono profondamente vere. Ho voluto scrivere questo per dirvi come, vedendo quelle carte che abbiamo visto prima, io ho fatto un lavoro molto bello con i ragazzi utilizzando la cartografia storica. L'immagine della cartografia storica rapportata alla cartografia di oggi nel complesso è sicuramente un percorso estremamente interessante, perché c'è questa idea dalla fisicità del rapporto e della rappresentazione col disegno alla razionalità geometrica e alla scelta della rappresentazione. La carta non racconta mai la realtà, racconta sempre quello che della realtà io voglio. Lo studio che abbiamo fatto a Parma sui catasti e così via ha messo in evidenza come i catasti si siano realizzati, forse sarà così anche nel Veneto, soprattutto per ragioni fiscali. Bisognava far pagare le tasse e per far pagare le tasse bisognava rappresentare il territorio, che è l'elemento fondamentale. Le tre indicazioni, i tre principi guida di cui voglio accennarvi molto velocemente, perché sono, vi ripeto, per fare un lavoro di carattere molto legato alla scuola bisognerebbe avere seminari, piccoli momenti, non si può fare qui. Allora, il lavoro per il patrimonio, con il patrimonio, ha senso quando è realizzato in una logica di rete. Logica di rete che vuol dire rete come obiettivo, collegare i punti formativi del territorio.
superando assolutamente l'idea della separazione tra la scuola e gli altri punti formativi del territorio. Secondo, la rete è un modo per rendere efficace, permettetevi, per economizzare anche dal punto di vista di risorse e di proposte, dal punto di vista della qualità, ed è uno strumento, sicuramente una logica di partenariato e di coprogettazione. Questo è un elemento importante, fondamentale. Nel documento che troverete nella cartelletta, una delle cose che viene detto è che la scuola del territorio non può considerare le proposte degli enti che nel territorio agiscono sul piano culturale come un supermercato. Questa l'ho già fatta l'anno scorso, quest'anno non ci vado. Mi piace di più quella là, e cioè un criterio di scelta legato più alla comunicazione che non alla costruzione insieme del percorso. Allora, il patrimonio, proprio perché è storico, necessita di un percorso che va dalla scuola dell'infanzia in avanti. E ci potremmo soffermare sul rapporto che il patrimonio che noi viviamo vicini ha con le scansioni cronologiche dei programmi, con i livelli scolastici, eccetera, eccetera. Ma è il discorso ha senso se è continuo. E quindi l'idea della coprogettazione è che nelle costruzioni delle proposte che vengono fatte la scuola sia presente, possa dire la sua. E il percorso è lungo, ma è indispensabile, perché quanto più c'è questa coprogettazione, tanto più l'efficacia di insegnamento è garantita. Altro elemento fondamentale è l'apprendimento collettivo in situazione e la leggerezza degli schemi programmatori. Lo sappiamo che quanto più schematizziamo i nostri percorsi scolastici, tanto meno riusciamo a renderli. Secondo, recentemente ho partecipato con la Regione Emilia-Romagna a un progetto europeo che si chiamava Aqueduct. Quando mi hanno chiesto di ragionare su questo progetto, io sono andato a vedere subito acquedotto. Ma cos'ha a che fare l'acquedotto col patrimonio? Sono andato su internet e ho visto che Aqueduct è un gruppo musicale inglese, prima di tutto. E poi nella seconda, terza scelte, ho visto che parlava di acquedotti romani e così via. Un progetto europeo di solito è lega sei o sette nazioni, qui erano i punti formativi. Si chiamava Aqueduct e aveva questo significato. È stato portato a termine recentemente. Potete vedere sul sito che trovate indicato dentro, che è www.aqueduct.eu, il manuale per gli insegnanti. Il tema era questo: insegnare le competenze chiave, quelle previste dall'Unione Europea che tutte voi conoscete, trasversali, cioè quelle che riguardano tutte le discipline, imparare ad imparare, conoscenze civiche, e una che viene di queste competenze che viene a scuola e che dovrebbe essere molto più approfondita, che è consapevolezza ed espressione culturale, attraverso il patrimonio. Cioè, oggi a scuola parliamo tanto di competenze, diciamo cosa sono le competenze. Da un punto di vista metodologico, voi avete il compito di valutare per competenza, di approfondire il tema delle competenze. Bene, questo progetto aveva questa dimensione, educare alle competenze trasversali attraverso il patrimonio. Nel manuale per gli insegnanti, che vi consiglio di andare a vedere su internet, che troverete nell'abstract che avete nel sito, quello che ci sarà lunedì, vi ha detto il dottor Jacopo Marcello,
trovate il sito, c'è il manuale degli insegnanti in cui è descritto molto bene tutto il percorso. Perché il patrimonio? Come con il patrimonio? E come le competenze trasversali possono trovare, quindi un'educazione molto attuale, nel patrimonio un contributo. I quattro approcci metodologici che vengono indicati sono quelli che qui vedete. E là sono descritti in modo molto approfondito e molto puntuale. Terzo principio guida, pensare che ogni percorso è fatto di momenti riflessivi, di progettazione, sperimentazione, attuazione e documentazione. Ma questo lo sapete molto bene. Una valutazione, dato che oggi di valutazione bisogna parlarne sempre, realizzata ex ante, in itinere, ex post. Vado molto velocemente perché non voglio, e vi dico questo, vorrei concludere dicendovi che a Shanghai la Sensitive City, che è stata l'installazione che l'Italia presentava, aveva questa caratteristica: la città dei portatori di storie, per unire la storia personale con la storia della città. Ma c'è anche un'altra conclusione che è puramente scolastica che vi voglio sottoporre, che è questa. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi lascio con questo delizioso bambino che nel 1520 un pittore lombardo ha fatto, ritratto di fanciullo con disegno, che però si trova al Museo di Castelvecchio a Verona, che presenta il suo lavoro di se stesso, e con questa indicazione di un economista africano, il quale ci dice queste cose. Il patrimonio unisce tutto questo. Grazie. Fate un momento di sosta.